Ciao a tutti ragazzi, oggi si va a finire questa Parigi-Nizza con la tappa numero 6, una tappa abbastanza difficile nei chilometri finali, quindi attenzione con Pogacar, per il resto non dovrebbe regalare troppe emozioni. 2 km al primo dei due traguardi volanti, siamo con Trentin, per il gruppo c'è in palio 8 punti, proviamo a prenderceli. Siamo qua in coda a Bonifazio Sagan e direi che possiamo già andare a sprintare ora perché è in discesa, quindi dovremmo riuscirci con la barra rossa, però arriva Caleb Ewan a fianco noi, insieme a Bonifazio. Proviamo ad uscire all'ultimo e no, nulla da fare, vediamo un po' quanti punti prendiamo. 6 punti. 2 km al secondo traguardo volante, stavolta in palio ci sono 10 punti. Ora proviamo, adesso all'ultimo chilometro, parte già la volata in anticipo. Noi ci mettiamo qua insieme ad Ackermann. Magari proviamo a sfruttare un po' le scie di Ackermann, ma non ci riusciamo. Vediamo quanti punti abbiamo preso, però pochi anche adesso. Infatti 5 punti, veramente pochi. 1 km al penultimo GPM di giornata, un seconda categoria. Proviamo a prendere qualche punticino con Ciccone per magari le prossime tappe che possiamo provare di nuovo con lui la maglia Pois. 300 metri, proviamo ad uscire. Siamo un po' intruppati nel gruppo. Dai, 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 che possiamo ancora farcela. Dai, pigliamo la seconda posizione. Non sono riuscito a prendere proprio 5 punti, però 3, meglio che niente, dai. Quando siamo ad 11 km e mezzo dalla fine partono i primi attacchi, noi dobbiamo già prendere il gel blu con il nostro Pogacar. Tentiamo di tenere questo ritmo perché di attaccare ora la vedo abbastanza dura. Tre chilometri al GPM con Fuglsang davanti. Noi dobbiamo solo difenderci perché come potete vedere non siamo proprio messi bene ad energie. Anche se ora c'era questo rallentamento, se avessi avuto un po' più di barra blu avrei provato un attacco. 2 km. Oh mamma mia, qua veniamo ostacolati per un attimo. Riparti di nuovo chi è Simon Yates? Sì. 1,5 km. Quel ritmo è veramente forte. Rischiamo di doverci staccare fra poco, attenzione. E per fortuna ora rallenta il gruppo, prendiamoci il gel rosso perché ci siamo. Guarda, così facciamo un po' salire la nostra barra blu. 800 metri al GPM. Parte ora Fuglsang. Vedo che però anche gli altri non sono messi troppo bene ad energie. Ora parte Nibali. Dobbiamo provare a difenderci. Attenzione, Nibali con a Buchmann in teoria. Sì. Ok, prendiamo il gel rosso. No, 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 questo ritmo qua in pianura, no. Non voglio st dovermi staccare. Mamma mia, siamo messi male. Rischiamo di dover desistere fra poco. Dobbiamo desistere. Niente da fare, andiamo a perdere minuti. Niente da fare. Vediamo negli ultimi chilometri come saremo messi. Ora c'è un rallentamento lì davanti, vediamo se riusciamo a prendere. 3 km, siamo nel gruppetto con Quintana, Godu, davanti abbiamo il gruppetto con Pinot, quindi potremmo provare ad andarlo a prendere, siccome stiamo riguadagnando un po' di barra blu in vista di questa breve discesa, però mi sa che dobbiamo ancora risparmiare un po' di energia fino all'ultimo chilometro, tanto è abbastanza inutile andare a fare il ritmo forte ora. Ultimo chilometro, facciamo una volata e vediamo se riusciamo a limitare i danni e come riusciamo a limitarli. Ora passiamo anche Puls. Anche però ci arriva Landa che ci tampona addirittura. E vediamo quanto abbiamo perso.
Ed ecco le classifiche di tappa, la vince Alejandro Valverde, seconda posizione per Yates a 5 secondi, poi tutto un gruppetto con Roglic che appunto hanno un ritardo di 5 secondi. Noi arriviamo dodicesimi nel gruppetto con Pinot e Landa a 49 secondi, quindi perdiamo un po', vediamo la generale. Infatti prima Roglic a più 15 Nibali, noi andiamo a finire in quinta posizione a più 50 secondi. Nella maglia Pua siamo ancora quarti a 7, con 7 punti contro i 17 di Ohsson e nella maglia verde siamo quinti con 30 in 90 punti contro i 112 di Ewan. Settima tappa di questa Parigi-Nizza, una tappa con l'arrivo in salita al Col de Tudigny, quindi attenzione, questa sarà da fare molto bene con Pogacar e in più ci sono tanti GPM, quindi proveremo a mettere qualcuno in fuga per la Pua. Siamo alla partenza, proviamo a mettere in fuga Ciccone, andiamo subito all'attacco. Vediamo se stavolta sarà la volta buona, siccome ci avevamo già provato a mettere in fuga Ciccone, ma non ci eravamo mai riusciti. Quindi io direi di vedere subito se la fuga può andare. Sembrerebbe di no, al solito tira e molla. Siamo sul minutino. Stiamo arrivando al GPM, attenzione, 1 km 200 metri, quindi andiamo a prenderci il gel rosso. Andiamo noi a tirare. Sono 5 punti in palio in seconda categoria. Siamo con Pozzo Vivo e Chaves. Quindi attenzione, eh. Due begli scalatori. 500 metri. Tentiamo di andarci a prendere questi 5 punti. Con Pozzo Vivo che prova a batterci. E forse ci riesce pure la gattina del gioco che ci permette di prenderci questi 5 punti. 1 km e 200 metri al prossimo GPM, un'altra seconda categoria. Occhio che però è abbastanza piano l'ultimo chilometro, quindi la volata sarà piana, quindi se c'è qualcuno più veloce di noi potrebbe provare a sorpassarci. Però così non sembrerebbe, anche se arriva Chaves, ma ci tampona, quindi riusciamo a prendere questi 5 punti. 1 km e 200 metri al prossimo GPM, in terza categoria, quindi solo 2 punti stavolta. Andiamo come al solito a fare il ritmo. Metri, proviamo il nostro attacco come al solito, con Villella dietro di noi. Ora dovremmo riuscire a prenderci questi 2 punti, e infatti ci siamo. 1 km e 300 metri al prossimo GPM, un prima categoria, quindi stavolta 10 punti, quindi importantissimo provare a prenderli. Andiamo come al solito a fare il ritmo, con Pozzo Vivo dietro di noi. Proviamo a staccarli nelle curve, non ci riusciamo. 500 metri, andiamo a fare la nostra volata con Pozzo Vivo a fianco a noi. Villella, occhio alla curva, che ci può dare come al solito un vantaggio. Infatti così è, e ci andiamo a prendere questi 10 punti. 2 km al primo traguardo volante, scusate. Ci sono 9 punti in palio per il gruppo, siamo un po' indietro, tentiamo di uscire già adesso. Un bello sprint. Dai, non è male, abbiamo dietro Bonifacio con De Mar. Dai! Vediamo, De Mar ci è passato, anche Bonifacio. Non era dietro. Vabbè, 6 punti per noi. 1 km e 200 metri, prossimo GPM, seconda categoria, 5 punti per il primo. Attenzione che il ritmo della fuga è aumentato. Vediamo come si mettersi in testa. E 500 metri, provare attacco. Ora, vediamo se riusciamo a prenderci questi 5 punti. Ci riusciamo? Sì, ci riusciamo. Altri 5 punti nostri, buonissimo. 1 km e 100 metri al prossimo GPM, seconda categoria. C'è l'attacco di McNulty, già prima dell'ultimo chilometro, appunto al GPM. Andiamo a riprenderci il gel rosso perché l'abbiamo usato per seguire McNulty. 500 metri. Tentiamo di andare a prenderci anche questi 5 punti. E direi che ci riusciamo. Altri 5 punti nostri. 7 km all'arrivo e siamo messi malissimo.
Mamma mia, si sono messi male, non abbiamo più gel blu, non abbiamo più barra blu, non abbiamo più niente. Ora partono gli attacchi con tipo Pino che va all'attacco, noi rischiamo anche di doverci staccare dal ritmo di questo gruppetto. Ora il nostro Ciccone ha tappato Roglic. Ciccone, mettiamocelo a proteggere. Proteggi Taddei e speriamo che riesca a darci una mano. Perché noi non possiamo più fare nulla, siamo messi veramente male. Guardate come già questo ritmo ci sta distruggendo. Proviamo a resistere, ma è difficilissimo. 5 km ancora di sofferenza. Roglic che continua a fare il ritmo. Qua mi sa che dobbiamo desistere. No, proviamoci ancora. Veniamo attaccati. Mamma mia. Le energie sono veramente poche. Purtroppo non è il Pogacar della realtà quello che ha vinto il Tour de France questo. Ora c'è il ritmo del Team Ineos e ora ci andiamo a staccare. E ora ci andiamo a staccare, sì. Attenzione, chi è Carapaz? Carapaz che crolla, anche Fuglsang. Attenzione, alla fine non siamo messi così male, se questi due crollano, anche Nibali. C'è ancora Pozzovivo che faceva parte della fuga qua con noi. Andiamo a riprendere qua Mollema, sarebbe importante riprendere questo gruppetto. Con Pulso addirittura che va a staccare Mollema. Mollema che lavora per Nibali, giustamente. Noi dobbiamo mantenere questo ritmo, non crollare come fanno, come fa ora Fuglsang anche Nibali. Chilometro 500 metri, tra poco, ora. Andiamo ad andare a riprendere questi due qua davanti, Nibali e Martin. Nibali che si è piantato così davanti a noi, stranissimo. 1 km. Proviamo a vedere di riuscire a staccare questo gruppetto, magari con un piccolo scatto agli ultimi metri. Giusto per dare qualche secondino a questi, che non sarebbe male. Con Nibali che tira, ora crolla Nibali. A 600 metri, crolla anche Mollema. Crolla Fuglsang. O meglio, sta per crollare Fuglsang. 400 metri, crolla ora Fuso in 300, direi che faccio un mini attacco insieme a Pozzovivo. Vediamo se... no, non gli abbiamo dato niente. Vediamo le classifiche. Ecco le classifiche di tappa, la vince Pinot, noi arriviamo sesti con Pogacar a 1 minuto e 16, quindi comunque limitiamo abbastanza bene i danni. Classifiche generali che vedono Roglic ancora primo, 38 secondi Pinot. Noi saliamo in quarta posizione a 1 minuto e 27 da Roglic, dovremmo difenderci nell'ultima tappa da Fuglsang che è a 1,30 dietro di noi. Ultima tappa di questa Parigi-Nizza, una tappa molto movimentata, quindi attenzione con Pogacar e proviamo a mettere in fuga Ciccone per la maglia. 2 km al traguardo volante, la fuga non è ancora partita, quindi ci sono tutti i 20 punti a disposizione. Attenzione, siamo vicini all'ultimo chilometro. Vabbè, dai, ma può succederci sempre sta cosa? Niente, ormai è andata la speranza di maglia verde, penso che sia andata con questa volata, già non ne avevamo. Ma comunque con questa volata è andata totalmente via la speranza di maglia verde. Vediamo comunque quanti punti abbiamo preso, 7, ma purtroppo essendo ostacolati nulla di più. 1 km al GPM, proviamo a prenderci questi 5 punti. Con la Boransgrohe che sta tirando. 500 metri, tentiamo un attacco per andarci a prendere questi 5 punti. E riusciamo a prenderci 5 punti nostri, rafforziamo la nostra maglia qua, buono.
Un chilometro al prossimo GPM, che è un'altra seconda categoria, c'è davanti una fuga di due corridori, Kwiatkowski e Van Avermaet, quindi in palio per noi ci sono due punti, dobbiamo andarci a prendere, che comunque sono importantissimi per la nostra maglia qua. E due punti nostri. Un chilometro e 100 metri al prossimo GPM, un'altra seconda categoria, 5 punti, ci ritroviamo in fuga dopo lo scatto dello scorso GPM. Ho tirato dritto e quindi siamo in fuga insieme a Kwiatkowski e a Greg Van Avermaet. Proviamo a prenderci questi 5 punti con il nostro ciccone. Attenzione che Kwiatkowski è proprio veloce, anche Van Avermaet. Proviamo ad ostacolare un attimo Van Avermaet e ci prendiamo comunque 3 punti che servono per difendere la nostra maglia qua. 1 km e 700 metri al prossimo traguardo volante. C'è sempre il gruppo davanti, quindi ci sono 20 punti in palio. Proviamo. Ora che c'è 1 km, facciamo questa curva e andiamo a sprintare per prenderci questi 20 punti importantissimi comunque per una buona classifica nella maglia verde, anche se vincerla penso proprio che sia impossibile. Ci andiamo a prendere questi 20 punti. 2 km all'ultimo GPM di giornata, poi la picchiata finale su Nizza. Siamo ovviamente con Pogačar. Vediamoci davanti che possiamo provare magari un attacco negli ultimi metri, qua con Trentin davanti a noi. Cavolo, non trovo uno spazio dove passare. Andiamo davanti Tratnik che si è piantato. Prendiamoci tutto il gel blu, tanto poi tutta discesa. E direi che ora ai 500 metri tentiamo un attacco per provare a guadagnare qualcosa in generale. Andiamo all'attacco con il nostro Pogačar. E ora attenzione che dovrebbe iniziare poi la discesa. Andiamo a prenderci gel rosso con Bardella a nostra ruota, che poco ci interessa. Rinunciamo ancora all'andatura. E ora discesa. Attenzione alle linee. Buona questa. Dobbiamo stare concentratissimi, dobbiamo fare delle belle linee in tutta la discesa. Occhio a questa curva. Buona, 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 dai. Continuiamo ad attaccare in questo tratto di falso piano. E andiamo 10 km all'arrivo. Vediamo di guadagnare qualche posizione, magari provare il podio in questa Parigi-Nizza, forse non è ancora impossibile. Dobbiamo disegnare delle belle linee qua, perfette. Continuiamo a rilanciare, non contro rilanciare, a rilanciare l'andatura. No, qua ancora da rilanciare, non ho da mettersi in aerodinamica. Occhio qua, questa curva. Gioco lagga leggermente. Stiamo finendo il gel rosso. Perfetto qua, 5 km. Abbiamo finito totalmente la barra rossa. Ora però dovrebbe riniziare un tratto di discesa dove possiamo un po' ricaricarla. Ecco che appunto inizia l'ultimo tratto di pendenza da mettersi in posizione aerodinamica. Occhio a questa curva fatta perfetta, quasi senza toccare il freno. Occhio anche a questa, bella, fatta benissimo. Andiamo, 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 andiamo. 2 km all'arrivo. Ormai ci siamo. Ultimi 1000 metri di questa Parigi-Nizza. Dai, andiamo ad attaccare, proviamo a guadagnare il più possibile. Dai, e ci andiamo a vincere quest'ultima tappa della Parigi-Nizza, buonissimo.
Ed ecco le classifiche di quest'ultima tappa della Parigi-Nizza. Andiamo a vincere con Pogacar davanti a Bardet di 4 secondi, poi a 21 secondi in terza posizione il nostro Trentin, che forse con questo risultato ci andiamo a prendere la maglia verde. E a 21 secondi arrivano anche tutti gli altri della generale, quindi classifica generale che vede Roglic vincerla e noi arriviamo secondi con Pogacar a 17 secondi. Mannaggia, 17 secondi, perdiamo questa Parigi-Nizza, comunque un ottimo secondo posto. A più 20 Pinot e a 46 secondi Nibali. Chiude la top 5 Fuglsang a 51. Maglia Pois ce la prendiamo noi con Ciccone, 45 punti contro il 38 di Chaves. Maglia verde ce la prendiamo noi con quest'ultimo risultato di Trentin, 154 punti contro i 137 di Caleb Ewan. Maglia bianca nostra con Pogacar con un vantaggio di 1 minuto e 24 su Bernal. In squadre risaliamo fino alla decima posizione a 13 minuti e 11 dalla Groupama, che va a vincersi questa classifica. E classifica combattività ci piazziamo secondi con Ciccone, quindi un'ottima Parigi-Nizza. Ora vediamo le classifiche proseguite individuali che ci vedono ancora primi con Pogacar a 183 punti contro i 110 di Roglic. E le classifiche proseguite a squadre 327 punti per il nostro team contro i 219 del team Ineos, che è in seconda posizione. Quindi io vi do appuntamento alla prossima, dove andremo a fare le due classiche. Attenzione, qua sarà difficile, le due classiche del pavé sarà veramente difficile. Alla prossima.